paese di Locarno, dolorante per le percosse ricevute dai militi. In data 6 giugno 44, la Tagliamento lasciava il Vercellese per essere inviata nelle Marche tra Pesaro e Urbino. I militi della Tagliamento pensavano di essere mandati al fronte, ma i tedeschi non li ritenevano all'altezza di combattere ad armi pari contro gli alleati. La loro ferocia era più utile nelle retrovie contro i civili. Il 21 giugno il battaglione Camilluccia fucila per rappresaglia 4 giovani sospettati di connivenza con i partigiani. Stessa sorte per 2 giovani il giorno dopo. Il 28 giugno 7 giovani accusati di aver disertato il lavoro vengono fucilati a Tavuglia. Un episodio particolarmente doloroso fu quello della fucilazione di una giovane donna, Angela Lazzaroni, accusata di aver nascosto un disertore. Prima di morire era riuscita a far sapere di essere stata violentata. Nella pineta di Urbino decine di giovani venivano legati agli alberi durante la notte, prima di essere fucilati. Il teste Eugenio Arcangeli, zio di uno dei fucilati nella pineta, dichiarò al processo: «Mio nipote venne percosso selvaggiamente con 50 colpi di cinghia di cuoio, a cui era stato applicato un anello di ferro. Egli era svenuto e quando aveva ripreso i sensi si era accorto di avere 7 ferite alla testa. Fu rinchiuso in una stanza e dopo 24 ore fu portato in pineta e legato a un albero». Il 5 agosto 44 perveniva alla Legione l'ordine di trasferimento nella provincia di Vicenza. Anche nel Vicentino si ripetono le violenze. A San Vito di Leguzzano i legionari arrestano il mugnaio sospettato di favoreggiamento di partigiani. Fu interrogato per giorni interi. Un testimone dichiarò: «Durante gli interrogatori gli furono bruciate le piante dei piedi con carta da giornale e il collo con sigarette accese. L'ufficiale, insieme a 4 o 5 militi, procedeva alle sevizie. Una sera era venuto a San Vito anche il comandante Zuccari e in sua presenza era stato interrogato e percosso. Gli fu anche legato lo spago ai testicoli e gli furono dati degli strapponi, trascinandolo per la stanza». Il 26 ottobre i militi della Tagliamento fucilavano, dopo averli seviziati, 4 giovani a Valli del Pasubbio, nel seguente modo. Fu detto al primo di loro di incamminarsi davanti al plotone e dopo 10 passi fu ucciso da una scarica. Ugualmente era avvenuto al secondo, mentre il terzo, quando gli fu detto di incamminarsi, aveva preso a fuggire per una scarpata, ma era stato fermato da una rete metallica che non riuscì a superare perché era ferito e lì era stato finito a pugnalate. Ritornati i plotoni all'albergo Tre Stelle, ove erano accantonati, un milite di 12 o 13 anni venne in cucina e mostrò un pugnale insanguinato dicendo di aver ucciso un coniglio, riferendosi all'Adriano Poyer, finito a colpi di pugnale. Qualche giorno dopo, una giovinetta, Velia Vaccai, venne violentata da 5 legionari in posina, in occasione del suo arresto. Ma l'apice della violenza nel Vicentino, la Tagliamento lo raggiunse con il rastrellamento del Grappa nel settembre del 44, con la cosiddetta Operazione Piave. Si tratta di uno dei più vasti rastrellamenti mai compiuti in Italia, concentrato nella zona del Monte Grappa, diretto a circondare e annientare le forze partigiane operanti in zona. Si scontrano un migliaio di partigiani male armati e circa 3.000 nazifascisti, tra cui 600 della Tagliamento. Le stime più attendibili sul risultato di questo rastrellamento parlano di 171 tra impiccati e bruciati vivi, 300 fucilati e circa 400 deportati in Germania, di cui 2/3 non tornarono, oltre che all'incendio di decine di abitazioni. Ma si teme che molti altri morti siano stati occultati in fosse comuni o grotte sulle pendici del Monte Grappa. Solo una minima parte dei trucidati furono i morti in combattimento. La maggior parte degli impiccati erano giovani, renitenti alla leva, ingannati dai fascisti che, passando di casa in casa, promettevano ai genitori e parenti di salvare la vita a coloro che si fossero presentati spontaneamente. La Tagliamento ebbe un ruolo di primo piano nell'operazione. Spetta a lei il compito di appendere 31 uomini ad altrettanti alberi sulle vie di Bassano. I fascisti passavano su un camion lungo il percorso, con i partigiani o presunti tali catturati. Si fermavano sotto l'albero di turno, sistemavano un laccio attorno al collo del prigioniero e procedevano dando a quest'ultimo una spinta, o semmai aggrappandosi al suo corpo perché penzolasse meglio. Furono gli uomini della Tagliamento a far parte dei 2 plotoni di esecuzione, uno italiano e uno tedesco. Tra loro anche Tonino, un bambino di 12 anni, conosciuto per essere la mascotte del battaglione.
fu opera del cappellano militare dell'Attagliamento, padre Antonio da Gesù, l'assassinio a sangue freddo di un giovane garzone sospettato di essere partigiano. «Chi è preso in montagna?» disse il cappellano al capitano che voleva lasciare andare il ragazzo. «È considerato partigiano e deve essere fucilato. Noi siamo qui per questo». E detto questo, lo finì con una raffica di mitra. Conclusa la mattanza sul Grappa, la legione Tagliamento, nell'ottobre del 44, venne trasferita in Val Camonica e anche qui si subirono gli effetti della sua presenza. Opera della Tagliamento, l'incendio di decine di case a Costa Volpino e la fucilazione di due giovani in seguito al ferimento di un ufficiale. Zuccari ordinò «andate e arrostiteli tutti». Il capo della provincia di Bergamo manda un telegramma di protesta al Ministero dell'Interno. Incendio di 80 case circa, 800 persone su 3.000 rimaste senza tetto, prive di viveri e indumenti. Furono i fascisti dell'Attagliamento a condurre le rappresaglie contro il paese di Fonteno, a seguito dello smacco subito per la cattura da parte dei partigiani della 53esima Garibaldi del capitano tedesco Lagen, comandante della piazza di Bergamo, rilasciato con la promessa di non effettuare rappresaglie sui civili. Tradendo la parola data, i militi dell'Attagliamento giunsero in paese, approfittando dell'assenza dei partigiani per derubare, incendiare case, uccidere e arrestare uomini. Sarà ancora opera dell'Attagliamento, ed in particolare del battaglione Camilluccia, il 17 novembre 44 l'attacco alla Malgalunga, dove trovavano rifugio alcuni partigiani della Garibaldi comandati da Giorgio Paglia. Furono costretti ad arrendersi, oltre che per l'evidente sproporzione delle forze, anche per la presenza di due feriti, il russo Starik, gravemente colpito da una bomba a mano, e Tormenta, ancora sofferente per le ferite riportate nella battaglia di Fonteno. I fascisti promettono con la loro parola d'onore di rispettare la vita dei combattenti. Le condizioni stabilite, ovviamente, non vengono rispettate. I feriti Starik e Tormenta vengono brutalmente uccisi sul posto a colpi di pugnale. Giorgio Paglia, Barbieri, Rocco e altri tre partigiani russi vengono portati a Costa Volpino e vengono tutti passati per le armi. Giorgio Paglia rifiuta la grazia che viene offerta a lui solo in quanto figlio di medaglia d'oro al valore militare e chiede di essere fucilato per primo perché i suoi compagni non abbiano dubbi sulla sua sorte. Qualche giorno dopo sono i fratelli Pellegrini, Falce e Martello, ad essere torturati e giustiziati a Lovere dopo essere stati catturati dagli uomini dell'Attagliamento. Anche dopo aver saputo della resa dei nazifascisti via radio da Milano, l'Attagliamento si renderà protagonista dell'eccidio di 12 partigiani caduti in un'imboscata a Schilpario nella notte del 28 aprile. Nel dopoguerra tutto questo venne negato. C'erano i morti, ma non c'erano gli assassini. Il colonnello Zuccari, comandante dell'Attagliamento, e altri 15 ufficiali e sottoposti furono processati dal Tribunale di Milano. La condanna arrivò il 28 agosto 1952, pena di morte commutata in ergastolo. Di fatto, l'intera formazione dell'Attagliamento venne riconosciuta colpevole di crimini contro l'umanità. Zuccari, come altri 13 ufficiali dell'Attagliamento, risulterà latitante, fuggirà in Argentina, muore poco dopo il rientro in Italia nel dicembre del 52, senza scontare un solo giorno di galera. Altri procedimenti avviati contro i principali responsabili non ebbero neppure inizio e le punizioni di coloro che furono processati e riconosciuti colpevoli vennero cancellate dalle diverse amnistie, a cominciare dalla cosiddetta amnistia Togliatti.